Sono guastatori, vero? Sì, signor capitano. Bravi figlioli. Facciamo in fretta, ragazzi, non perdiamo tempo. Questo è il tenente Lauri, comandante del protone che ha conquistato il famoso fortino Zarengo. Ha avuto una forte emorragia? Gli abbiamo tolto una decina di schegge, ne aveva un po' dappertutto. Ma ce n'è una del torace che per ora non si può toccare. Che ufficiale, eh? Sarebbe proprio un peccato. Sei tu? Guastatore Stefano Cucci, signor capitano. Non ho chiesto il tuo nome, voglio sapere che ferita hai. Ha una pallottola esplosiva, ma va già a me. Ah, vai nelle vetture di fuoco. Ma il fatto è, signor capitano, che io sono l'attendente del tenente Lauri e non vorrei abbandonarlo. Vai laggiù, ho detto, il tuo tenente non ha bisogno di te. Cammina. Signor tenente. Dove siamo? Sul treno, signor tenente, ma siamo ancora fermi in stazione. No, no, non parlate, non dovete parlare, signor tenente. Pucci. Comandate. Morelli se l'è cavato. Altro che, signor tenente. È qui anche lui, proprio di fronte a voi. Siamo vecchi amici. Vero, Alberto? Come stai? Benissimo. Ma chi si immaginava di trovarti qua? Dammi, Luisa, lo servo io, signore. Oh, lascia stare il telegramma. Adesso chiacchieriamo un po'. Mi dispiace, ma qui non si può entrare. E perché? Guarda. Ah, allora non parlo più. Scusa, sai? No, figurati. Come mai sei qui? Lo vedi, lavoro. È l'università. Non ti eri iscritta al primo anno? Sì, ma adesso sono più di 3 anni che mi trovo qui. Già, infatti sei sparita così di colpo. Nessuno ha saputo dirmi più niente. Come stavo? Ho perduto mio padre. Continuare a studiare non potevo più. Lui era gestore dell'ufficio postale. Il podestà, che era suo amico, mi ha offerto di rimanere qui e di prendere il suo posto. Adesso mi ci sono abituata. Dei genitori. E ci sposava dopo anni, capito? E c'erano delle coppie disgraziate anche allora. Forse più di oggi. E con questo, matrimoni sbagliati ce ne saranno sempre. Ma non si correva così alla cieca. Si prendevano almeno le dovute precauzioni per non portare in casa la prima ragazza che si trova per la strada. Beh, cominciamo col dire che questo non è il caso mio. E poi non basta che due si vogliano bene. Già, e tutto il resto non conta. Neppure la serietà della donna. Mamma, Clara è una ragazza onesta. Mi sembra che non l'abbia saputo dimostrare. Oh, voilà, le conosco meglio di te le ragazze d'oggi. No, mamma, non le conosci. Si fa quando sei nati come noi, con le terre al sole, a giudicare gli altri che debbono sgobare per vivere. Ma dico, non vorrai mica darmi una lezione adesso. Scusa, mamma. Chiedi turno stanotte? Tenente Arnaldi, non volete fare una partita, comandante? No, grazie. Ricordatevi che mi dovete ancora la rivincita di Leopoli. Vi assicuro, padre, che vi ho fatto fare una figuraccia. Davvero? No, ma che... Buonanotte, io vado a dormire. Così presto, professore? Sì, sono un po' stanco. Buonanotte. 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 E bravo il nostro campione. Vi siete fatto battere, eh? Agli scacchi? Ma io lo batto in allegria. Vorrei sapere cos'ha quell'uomo. Non sorride mai. Chissà, forse avrà qualche dispiacere. Già, deve essere così. Anche quando insegna all'università è sempre lo stesso. Lo chiamano l'istrice. Dite a Fabri di portare le cagne piccole nei bagagliai. Datele da mangiare. Grazie, comandante. Siete contenta? Le credevate proprio l'orso? Signor capitano. Invece? Il signor tenente Lauri si è svegliato. Vado subito, andiamo. Lascialo tranquillo, cosa c'è? Siamo nel paese del mio tenente. Ah sì? Zitto, non bisogna farglielo sapere.
starebbe peggio. Attenzione, attenzione, allarme aereo, tutti il personale ai propri posti, i feriti che possono camminare, vadano subito. Attenzione, c'è l'allarme, chiudete i finestrini, tirate le tende. Allarme, mi raccomando, aereo, non fate passare la luce, tirate aereo, le tende. Non viene al ricovero? No, io sto qua. Tirate le tende, io vado. Al ricovero? Ma che ricovero? Vado ad avvertire i suoi. E se il treno parte? Pazienza. Una gran vecchia testarda. Chi è? Che volete? Siete voi la signorina dell'ufficio postale? Sì, perché? La fidanzata del tenente Lauri. Che cosa è successo? No, niente, il tenente è giù alla stazione. Sì, insomma, è sul treno ospedale, vuole vedervi. Presto. È sul treno ospedale, è ferito? Sì. Oddio. No, niente di grave. Andate avanti, io vi raggiungo subito. È vero? Come? Del tenente Lauri. Di Alberto, sì, che c'è? È ferito. Oh, misericordia, il mio Alberto ferito. Grave, dov'è? Alla stazione, sul treno ospedale. Se volete vederlo, bisogna far presto. Ma grave, avete detto? Sì. Oh. No, insomma, così, così, ma bisogna far presto. Sì, sì, mi metto in un attimo. Ah, quella proprio no. Ah, mi dispiace. Il mio tenente ha detto che vuol vedere suo figlio e la sua fidanzata. E io glieli porto. E tenete qua, non vedete che ho un braccio solo io? Su, salite. Datemelo, signore. Se no piange. Sapete, non vi conosce. Eh già, non mi conosce. Quanto poi per capirmi? No, non è difficile. Basta solo sapere che cosa sia un grande amore, capace di qualunque sacrificio, anche di rinunciare al velo di sposa. Queste sono idee moderne. Oh, l'avessimo sentito una volta. Già, una volta. Se a una signorina capitava un incidente come il mio, andava a nascondersi in campagna. Oggi, invece, si va alla maternità e senza vergognarsi. La vergogna semmai richiede un cuore verso il bambino e verso la madre. Ma allora la vergogna dovrebbe essere mia. Ma io non so. Non c'è vergogna per nessuno, signore. Soltanto un po' di comprensione. Secondo voi avrei dovuto consentire al vostro matrimonio? Non ce n'era bisogno. Alberto è maggiorenne ed ha una posizione propria. Allora fargli riconoscere il figlio? No, nemmeno, signore. Se volevo c'era la legge dalla mia parte. E invece a mio figlio gli ho dato il mio cognome. Vedete bene. Ma allora che cosa dovrei fare io? Ma questo dovete fare. Che ne morite di voglia. Vieni da nonna tua, caro, caro, caro. Vieni tuo figlio e perdonami se non l'ho fatto più. Oh. Grazie, Pucci, grazie. Arrivederci. Mandateci gli indirizzi, voglio scriverli, capito? Sì. Sorella Adele Gerini. Presente.